Alex si è inserito nel gruppo nazionale in modo improvviso, ma con una delicatezza e adesso è riconosciuto come un vero leader della squadra. Like I'm rolling through the hardest days, my entire existence just this way. Lo è al di là del suo nome, sa trascinare, sa comunque essere sempre divertente, è quasi un figlio per il CT Mario Valentini, quindi è diventato un gruppo in cui Alex ha un suo ben preciso ruolo, oltre a quello di atleta che vince, porta grandi allori. Cesare, la sega non va. Ma che, mi riprendo, faccio il meccanico adesso. Ma che attrezza vuoi che sappiamo la nazionale italiana a fare? Gli dice l'unica cosa che sappiamo fare è una sega che non taglia e due braccia che ormai non fanno quello che hanno fatto. Oh, zio! 74 anni e non sentirli. Alex in particolare, finito l'allenamento, ha sempre le mani sporche di grasso, perché comunque mette mano spesso alla sua bicicletta per migliorare, per fare delle prove esattamente come faccio io. Devo dire che nel 2012 lui ha chiaramente fatto il meccanico per molti di noi. Questo Alex, lui gode ad avere le mani sporche o con un cacciavite in mano, con mille attrezzi, quindi anche da questo punto di vista è molto particolare. Chi lo sa, forse il fatto che siamo diventati amici anche perché le medaglie che vince lui non è che le porta via a me come alcuni credono a volte, ma ognuno corre per la sua gara perché siamo di categorie diverse, ma di solito tutte le altre gare che non sono i mondiali, olimpiadi o la coppa del mondo per noi sono tutte preparazioni e entrambi ci scambiamo poi varie impressioni per poter poi migliorare per le gare successive e quelle che contano realmente, che sono quelle le gare mondiali, poi la prossima olimpiade.